Assessore, estate importante per Tortoreto, tre eventi, ritorno delle sagre, che succederà? Sì, finalmente tornano le nostre sagre più importanti, mi riferisco a quella del centro storico e a quella del Lido, che è la storica sagra della Vongola. Per quest'ultima ci ha dato una grossa mano un'associazione di Tortoreto, unitamente al presidente del consiglio delegato alla pesca Marino Di Domenico, mentre torna a Borgo di Brace, organizzato dalla Proloco Borgo di Mare, che è la sagra del centro storico un po' rivisitata, quindi con dei nuovi piatti. Li abbiamo di recente licenziate in commissione bilancio, perché questo prevede il nostro regolamento, e a breve le andremo a deliberare e faranno parte ufficialmente del nostro calendario. A queste si unisce poi un appuntamento che torna, che è quello di Tiello Stretto, che è uno street food molto apprezzato che gira tutta l'Italia e che ci sarà anch'esso nella fine di agosto. Quindi si punta soprattutto sul sapore, insomma. Beh, oltre ai tanti eventi che abbiamo programmato, ci teniamo anche a valorizzare la nostra enogastronomia, quindi la carne alla brace al centro storico, oltre che i fritti, che sono un prodotto apprezzatissimo, e la vongola, che è diciamo il nostro cavallo di battaglia qui a Tortoreto Lido. Vivi Tortoreto, assessore, molto più di una vacanza. Che cosa rappresenta? Rappresenta un'esperienza tutti i giorni dell'anno, e quindi un'esperienza di vacanza che va dal mare al centro storico, alle escursioni. Sapete che abbiamo le pedociclovie, l'enogastronomia, quindi un'esperienza di vita con una qualità molto alta. Cosa trova il turista qui? Beh, a Tortoreto trova davvero tutto per una località balneare, dalla bellissima pista ciclabile, che è il nostro primo attrattore, alla spiaggia attrezzatissima, alla qualità ambientale, ai monumenti, ai quadri, a tanto intrattenimento per bambini, per adulti e anche per persone più mature.